eccellenze nazionali. Allora, oggi parliamo di un'eccellenza italiana che non si può non conoscere, cioè il caffè. Proprio questa bevanda è la protagonista del Coffee Show Latte Art 2012, in programma a Siracusa, in Sicilia, la splendida Sicilia, domenica prossima. Ne parliamo con l'organizzatore della manifestazione, che è Gaetano Bongiovanni, che è in diretta con noi. Gaetano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, parliamo subito di questa manifestazione. Sì, niente, questa manifestazione si svolgerà appunto domenica prossima, 7 ottobre, presso un centro commerciale qui a Siracusa. Diciamo che è dedicata al mondo del caffè. Parteciperanno alla manifestazione, alla kermesse, il pluricampione Andrea Antonelli e la campionessa in carica Chiara Bergonzi. Campione di che cosa, scusami? Di latte art, nell'arte del decorare i cappuccini. Ah, ok. Quindi, sì, se ho capito bene, quelli ogni tanto capita, insomma, magari nei bar un pochino più sciccosi, di chiedere il cappuccino e ti fanno, che ne so, il cuoricino, il sopra cuoricino, la schiumetta, la foglia, il fiorellino. Indiano. Ho capito. Perfetto, sì, vengono decorati in maniera particolare. Ma dai. Sì. E infatti la campionessa in carica, Chiara Bergonzi, parteciperà a Seul nel mese di novembre ai campionati mondiali, portando proprio l'eccellenza italiana nel mondo nell'arte del cappuccino, in quanto il cappuccino è conosciuto in tutto il mondo. Certo. È presente in tutti i bar, in tutti i ristoranti e così via. Senti Gaetano, nel preparare questa intervista, ieri poi parlavamo in privato e tu mi hai raccontato di una cosa che riguarda voi, legata anche alla pizza, no? Sì, in sostanza questa kermesse è dedicata a 360 gradi, nel senso che il prodotto caffè è presente anche nella ristorazione, quindi anche in cucina. Infatti ci saranno delle produzioni enogastronomiche dedicate tutto al caffè, tipo esempio l'arancino al caffè, anche la pizza stessa al caffè. Come noto, magari si sa che c'è anche una pizza fatta come dessert con una nota crema alle nocciole. Semplicemente questa spagna ci viene preparata quasi nello stesso criterio, stesso sistema, mettendo della panna montata sopra, della crema di caffè e delle scagliette di mandorle tostate di avola, e quindi di conseguenza un giusto binomio con questi prodotti. Ma dai, che cosa sarà? Ma si può fare in teoria la pasta con il caffè? Sì, infatti nel pomeriggio, nella seconda parte della giornata, verrà fatta tramite la mira delle taglioline 4 centi con limone, caffè e formaggi, sempre del territorio. Che meraviglia! Oltretutto, guarda che nella prima parte invece della giornata, proprio la mira preparerà un piatto utilizzando la patata di Siracusa, che di solito viene utilizzata come contorno. Uh-huh. In questo caso viene presentato come dessert, quindi la patata viene caramellata con il rifletto di caffè, poi viene flambata con grappa di nero d'avola, successivamente viene impiattata con una coroncina di mandorle tostate e abbinata assieme a una stringa di fenninello candita, sarebbe la buccia del limone particolare nostro di Siracusa. Tutte eccellenze, tutte le eccellenze siciliane sono condensate in questa manifestazione Coffee Show Latte Art 2012, in programma a Siracusa domenica prossima. Grazie a Gaetano Bongiovanni che ce l'ha presentata. Buona giornata. Grazie a voi, buona giornata a tutti, vi aspetto numerosi. Mi ha fatto venire curiosità, devo dire la verità, per la patata in particolare, ma anche per il caffè. Io ammiro molto quelli che decorano i cappuccini, ci vuole una pazienza e un'abilità. Eccellenze nazionali.